E vorrei, collegato anche a questo e a queste dimensioni varie della città, abbiamo parlato prima anche di coesione sociale e anche accennavi prima al evidence-based urban planning. Come si conciliano queste cose? La coesione sociale è un tema che è fondamentale oggi. Dove non c'è coesione sociale c'è terreno per frammentazione ed estremismi e tutto quello che ciò comporta. Quindi sicuramente un architetto pianificatore ha anche delle responsabilità in questo senso. Tutti abbiamo delle responsabilità, ma certamente anche il pianificatore ne ha di molto importanti. Cos'è questa, che dimensioni considera questa evidence-based urban planning e se la coesione sociale è uno degli item che viene considerato? Intanto, se posso aggiungere qualcosa Certo. rapidissimamente. Intanto la prima cosa che dobbiamo fare è anche cercare un linguaggio sostanzialmente tra diverse discipline che vada un po' nella stessa direzione. Per esempio, no, mi è venuto in mente perché tu hai parlato di punto luce. Ad esempio, per un progettista il punto luce è dove esce il filo con la lampadina. No, adesso è una banalità, no, per dire, però anche un'omologazione, diciamo, di concetti, di pianificazione, di programmazione, di disuguaglianze, cioè è molto importante. Poi penso che sia un discorso comunque prettamente culturale, quello dell'interdisciplinarità, nel senso che noi agiamo tantissimo dentro la nostra scuola Politecnico sul tema della multidisciplinarità, interdisciplinarità, e i giovani lo recepiscono. Prima ho detto il concetto di salute si sposta da un concetto prettamente medico a un concetto sociale. Non è facile farlo, tra virgolette, digerire ad un medico questo tipo di definizione. Eppure, anche loro si stanno sempre più convincendo di come la salute parta appunto da questioni legate agli aspetti sociali e economici. Per rispondere invece alla domanda, indubbiamente le città possono promuovere coesione sociale in che modo? Intanto abbattendo le differenze. Battendo le differenze perché non esiste che nelle periferie delle città ci siano requisiti di qualità, diciamo, dell'ambiente urbano differente rispetto al centro delle città. Ecco perché oggi ci si concentra tantissimo sul tema della rigenerazione delle periferie. Cioè oggi sostanzialmente io chiedo di avere omogeneità, di avere servizi, di avere esattamente lo stesso qualità di vita che ci sono nelle zone ricche piuttosto che nelle zone meno ricche. Quindi secondo me è un discorso, e mi riaggancio anche un po' a quello che diceva il sindaco, intanto molto importante il tema della progettazione partecipata. Ovviamente nei limiti della partecipazione, nel senso che no, non è che debba chiedere poi tecnicamente come fare, ma la progettazione partecipata è uno strumento molto importante di coesione e di condivisione anche delle scelte. Quello che secondo me un pochettino manca nel nostro paese è avere una visione un po' prospettica anche io prima dicevo, è vero quello che dicevate voi, cioè occorre poi una sostenibilità degli interventi. Io vi vengo a parlare di pianificazione della città, ma qua per esempio non ci sono neanche i soldi per riparare le buche delle città. Tanto oggi si tende a fare, diciamo, una generazione e rigenerazione del tessuto anche attraverso occasioni di micro urbanistica, cioè agire su compound, su quartieri, su pezzi che hanno una loro identità. E poi manca un po' una previsione prospettica di che cosa voglio fare di questa città, di questo luogo dell'abitare da qua ai prossimi 50 anni. Se andiamo nel nord Europa, è vero che hanno, diciamo, capacità economiche molto diverse, ma la prima cosa che fanno dentro l'urban center è un bel plasticone dove schiacci un tasto e dice nel 2020 si farà questo, nel 2030 questo, 40 e 50. Cioè occorre un po' una visione di tipo prospettica di che cosa si farà e qual è il futuro. E poi occorrono, e poi chiudo, degli strumenti che diano anche in mano ai decisori e quindi anche ai politici di dove investire le risorse. Cioè a volte non c'è una programmazione, diciamo, omogenea di dire dove investo le risorse. Ecco perché spingo molto sugli strumenti, perché devo capire dove sono le criticità maggiori nella città, nei luoghi dell'abitare, e poi vado ad investire, diciamo, le risorse, gli strumenti per recuperare questo gap e creare conseguentemente anche maggiore coesione. Grazie, anche il tema della progettualità a lungo termine è certamente qualcosa di fondamentale.